Buongiorno mister. Buongiorno. Rimini che cercherà di riprendere il suo cammino dopo l'interruzione arrivata con la SPAL su un campo tradizionalmente tabù per i biancorossi perché una sola vittoria nei 18 precedenti ad Arezzo, insomma, quindi è ora di sfatare questo tabù. Indipendentemente da questo, cerchiamo sempre di fare il meglio, no? Di portare a casa sempre il bottino pieno. Poi a volte ci sono i tabù e a maggior ragione uno stimolo in più, ecco, per fare bene. Ma indipendentemente da questo, sappiamo di affrontare una partita difficile contro una squadra che sta bene, una squadra che ha una classifica importantissima. Quindi ci tengo a dire che ho visto comunque i ragazzi post SPAL bene, li ho visti motivati, li ho visti sereni, consapevoli della partita che abbiamo fatto contro la SPAL, con la difficoltà dell'uomo in meno. Quindi una squadra che ha retto bene fino all'ultimo, e peccato per quell'episodio finale, altrimenti magari si poteva parlare di un altro risultato, ecco. Ma ripeto, quello che mi interessa è vedere la mia squadra che sta bene a livello fisico, a livello mentale. Poi ogni partita ha la sua storia, no? Come si suol dire. Qualcosa in più sull'Arezzo che tra l'altro è guidato in panchina dall'ex condottiero del Rimini Troise? Ma l'Arezzo sta facendo buonissimo campionato, una squadra molto importante, con giocatori importanti. L'ex, diciamo, allenatore del Rimini è lì ad allenare l'Arezzo, quindi per certi versi per qualcuno può essere una partita un po' così particolare, ma fondamentalmente credo che poi quando siamo in campo il passato è passato, si pensa solo al presente. Quindi noi sappiamo di affrontare comunque una squadra che ha vinto in trasferta una partita molto importante contro la Torres, e che sta bene e che c'è una classifica buonissima, in un ambiente comunque che si fa comunque trasportare dai risultati, c'è entusiasmo, e quindi noi dobbiamo andare lì a fare la nostra partita. Ho detto sempre, ribadisco, fondamentalmente io devo pensare alla mia di squadra. E ripeto, tutte le partite hanno delle difficoltà enormi, tutte le partite poi vengono decise da episodi, e spero e ci auguriamo e cerchiamo di portare tutti gli episodi a favore nostro, facendo la nostra partita come stiamo facendo soprattutto in quest'ultimo periodo. Chi mancherà? Mancherà, purtroppo ci mancherà qualche giocatore. Abbiamo avuto questa difficoltà in questi giorni, si è fermato De Vitis, si è fermato Cioffi, e poi ecco Chiarella, come tutti sappiamo, che è procinto al rientro, e Malagrida, che purtroppo si è fatto male anche lui un'altra volta, e quindi abbiamo questi infortunati che non ci saranno sicuramente domani, ecco. Speriamo di recuperare almeno Chiarella la settimana prossima, con un prossimo controllo, e De Vitis, che non dovrebbe essere nulla di grave, però ecco, quando si parla di guai muscolari c'è bisogno sempre dei tempi che richiede l'infortunio, ecco. Quindi vediamo un po', dai. Domani sappiamo che questi quattro non faranno parte della partita, e poi Bellotti, che è stato espulso contro la SPAL, che mancherà per situazione disciplinare, non di infortunio, ecco. Mister, buongiorno. Che Buongiorno. Rimini ci dobbiamo aspettare domani e soprattutto se continuerà a disegnarlo nello stesso modo in campo o ha previsto qualcosa di particolare? Ma sai, abbiamo trovato un certo equilibrio e quindi credo che si andrà avanti sotto quell'aspetto lì, ecco, senza andare a toccare grandi cose, anche perché poi bisogna essere consapevoli che quando trovi la quadra in una squadra bisogna comunque continuare a lavorare in quella direzione. Quindi vedo che alcuni giocatori con questo modulo che stiamo facendo nelle ultime partite hanno più certezze, più convinzioni, si sentono più sicuri. Quindi
Poi ripeto, dipende come vai a interpretare i moduli, perché puoi giocare anche con tre attaccanti, ma se pensi solo a difenderti, a ripartire, magari è più un modulo nell'attendere, no? E magari c'è chi, come stiamo facendo noi ultimamente, con la difesa 5 a 3, dipende come tu attui quel modulo. Può essere un modulo offensivo, un modulo difensivo, è normale che quando c'hanno la palla gli altri. Devi un attimino stare un attimino più attento perché poi se noi cerchiamo di subire il giusto, sappiamo che nell'arco della partita qualche situazione importante per andare a fare gol la troviamo, ma perché quando abbiamo palla dobbiamo essere comunque propositivi. Quando abbiamo palla dobbiamo giocare per andare a fare gol, quando abbiamo palla dobbiamo cercare di creare difficoltà agli avversari. Crimini ci dobbiamo attendere. Che andrà a fare la partita come l'ha fatta a Perugia, come l'ha fatta ad Ascoli, anche come l'abbiamo fatta col Milan in casa, se c'è da attendere perché sono più bravi di noi, che ci fanno abbassare il baricentro di 20-25 metri, bisogna essere bravi a accettare quello. Però, come dicevo prima, consapevole che quando noi abbiamo la palla, di essere più intraprendenti, ecco, senza la paura di sbagliare, senza la paura di commettere errori. Ecco. Quindi la mentalità deve essere sempre quella. Di fare la partita e di cercare di portare a casa il risultato positivo, ecco.